Juventus have done it again. Playing host to Sampdoria, Cristiano Ronaldo opened the score for Maurizio Sarri's side, hammering the ball from a set piece just before half-time. Despite playing in an empty stadium, Juventus kept the pressure going as Bernardeschi knocked in the team's second and they sealed a 2-0 win, moving 7 points clear of second place Inter Milan and winning the title with two games to spare. A record ninth consecutive Serie A title and a first for manager Maurizio Sarri since joining this season. Una stagione complicatissima e una stagione dura. Nello sport, nel calcio, nella vita non c'è assolutamente niente di scontato. Vincere è sempre difficile, vincere per 2 o 3 anni è difficilissimo, vincere per 9 anni, come hanno fatto alcuni di questi ragazzi, è penso un'impresa straordinaria. A hard-earned win after a 3-month hiatus due to the COVID-19 outbreak, with fans thrilled by their new manager's success. Io ho sempre reputato un grande professionista, comunque, perché è partito dall'eccellenza e ha fatto una grande carriera. Felicissimo, era scontato, aspettavamo, abbiamo lasciato un po' di suspense a tutti gli altri. But more is yet to come. Juventus take on Lyon in the Champions League in 10 days' time, hoping to overturn a 1-0 loss in the second leg of the round of 16.